אדוני ראש הממשלה, משמר כבוד של חיילי צבא ההגנה לישראל ערוך ונכון לסקירתך. אדוני. אנו בישראל מעריכים מאוד את עמדתך בדבר זכותה של מדינת ישראל לחיות בשלום ובביטחון כמדינה יהודית. Questi obiettivi non possono essere raggiunti se non sulla base di un accordo che prevede alla fine del percorso la presenza di due stati sovrani continui ed indipendenti per i due popoli che si affacciano su questa terra. Non si può più rinviare ulteriormente, dopo 60 anni, il momento della pace, nella garanzia di tutti i popoli della regione e fra questi quello di Israele ad esistere come Stato ebraico. Shmar, yachtif et nishko. Tef, check!